scusa, c'è la parola al consigliere Grosso Cifonte, prego. Grazie Presidente, sappiamo bene che ogni tanto lei ci dimentica comunque. Magari anche il problema dell'anestesia, però. Che non l'abbiamo fatto noi però. È stato anestetizzato da qualcuno. Niente, brevemente, penso che per quanto riguarda gli aspetti tecnici il nostro assessore abbia chiarito ampiamente gli aspetti tecnici della tassa. È chiaro che trattandosi di una tassa sicuramente non è ben voluta dai cittadini come tutte le altre e quindi è estremamente facile cavalcarla, però si dimentica anche di dire che bisogna fare dei bilanci. E i bilanci, come sono anche i nostri bilanci familiari, alla fine devono quadrare. Per cui usare l'atteggiamento populistico non più tasse è facilissimo da fare, da attuare, da creare consensi a breve, ma si dimentica di dire che si possono anche creare solamente delle false aspettative che possono essere estremamente dannose. Non possiamo dimenticarci che bisogna anche fornire i servizi. Le scuole devono essere aperte, i nostri bambini devono mangiare, i vigili devono girare per collegno. Ancora di più, il servizio alla persona deve funzionare. Ce ne accorgiamo di queste necessità solamente quando siamo interessati direttamente. Oggi purtroppo assistiamo, giustamente o non giustamente, a tagli continui da parte dello Stato centrale. Per cui vanno fatte delle scelte. Chi amministra deve fare delle scelte. E non è che ci si possa inventare, come diceva qualche sera fa, l'economia strana. Si possono seguire due vie, o aumentare le tasse o ridurre i servizi. Noi lo siamo stati e lo saremo per non tagliare i servizi, anzi per tentare di dare di più e meglio, specialmente ai più bisognosi. Vi assicuro che quando decidemmo di rimettere questa tassa ci fu un'ampia discussione e abbastanza vivace, perché quando si tratta di mettere le mani nelle tasche della gente nessuno di noi può essere contento. Però ripeto, le scelte vanno fatte. C'era bisogno di avere dei fondi in più, fondi che avrebbero dovuto avere una loro destinazione ben precisa, e decidemmo in questo senso. Come ha avuto modo di dirci il nostro assessore, purtroppo poi nell'applicarla non tutto è frutto del nostro sacco. Purtroppo molte di quelle cose, di come applicare questa tassa, sono regolate da norme dello Stato. Io ricordo la più assurda, la più incredibile, che è quella che chi ha 3 metri e un centimetro paga quanto quelli che hanno 4 metri. Cosa veramente assurda ed incredibile. Purtroppo però, ahimè, non possiamo farci assolutamente nulla. Sicuramente dovremo tentare, laddove sia possibile, di effettuare dei correttivi, come diceva la consigliera Sardo. Io dirò di più. Noi, come Sinistra per Collegno, nel momento in cui andremo a discutere e a preparare il nuovo bilancio, cercheremo, laddove fosse possibile, di eliminare questa tassa. Ma lo ripeto, perché non è nostra abitudine prendere in giro i cittadini, laddove ci fossero le condizioni.
ahimè, dico già che la vedo un pochino nera, perché i tagli che ricadranno sulle amministrazioni comunali saranno molto maggiori rispetto a quello dello scorso anno. E far quadrare i bilanci diventerà sempre più arduo. Sicuramente la promessa e l'impegno da parte nostra ci sarà. Se sarà possibile, cercheremo di eliminarla. Se sarà possibile. Ma sicuramente non la toglieremo nel caso in cui per toglierla dovessimo mettere altre tasse o andare a fare dei tagli su quei servizi che noi riteniamo assolutamente essenziali e che mai toccheremo. Grazie. Allora, qui